Il secondo concerto del ciclo Novecento, dedicato alla musica sacra del XX secolo, fa un vero e proprio salto in avanti. A dire la verità, va fuori dai suoi confini, perché si dice musica sacra del XX secolo e invece siamo in pieno XXI secolo. E in un XXI secolo ben preciso, cioè quale XXI secolo? Il XXI secolo americano, ma in realtà bisogna dire il XXI secolo statunitense più che americano. Teniamo presente che uno dei fenomeni degli ultimi 20, 25, 30 anni forse nella musica cosiddetta colta è l'enorme allargamento dei confini dei paesi di provenienza dei compositori. Bisogna dire statunitense perché in questo momento dicendo americano non si tiene presente che ci sono importanti compositori che vengono dall'Argentina, dal Brasile, dal Cile, dal Canada, dal Messico, per cui in questo caso il termine giusto è esattamente statunitense, che se volete è la prima nazione americana giunta a dialogare con la musica, con i percorsi della musica colta, termine che personalmente detesto, ma insomma non si sa mai che cosa usare, europea. Il pensiero e il linguaggio musicale statunitense non provengono dai lunghi, sofferti, tortuosi, ma soprattutto sofferti percorsi del linguaggio musicale europeo del XIX secolo, soprattutto dell'inizio del XX secolo. Il mondo americano è un mondo giovane e quindi non ha dietro di sé queste radici e questo tipo di complessità. Ovviamente la musica statunitense ha una provenienza europea, se non altro perché si tratta di persone tutte provenienti dall'Europa. Ma è sicuramente una modalità sradicata, cioè una modalità che non proviene da una riflessione profonda e che non considera che la coerenza con un percorso linguistico sia un valore. La musica statunitense in generale non teme nessuna trasversalità di genere, non ha pregiudizi, non ha tabù, non ha vissuto le crisi tonali europee dell'inizio del XX secolo, non ha conosciuto o non vive, li conosce con la testa, i dogmi e i divieti dell'avanguardia, non ha timore di confrontarsi col jazz, con altri generi musicali e mescolando un po' il tutto. Teniamo presente che, tra l'altro, a far esplodere dogmi e divieti delle avanguardie europee degli anni 50, fu, guarda caso, un compositore statunitense, cioè John Cage, che poteva fare il suo gesto, simpatico gesto di far vedere che componeva un brano tirando i dadi. Cioè opponendo all'iperdeterminismo del serialismo europeo, l'iperindeterminazione, l'alea del giocare con i dadi, con gli I Ching, no? Con i dadi, con le carte cinesi, lo poteva fare in quanto lo poteva fare in maniera quasi divertita, cioè non in maniera arrabbiata, in quanto esattamente statunitense, cioè privo di quel tipo di radici di percorso profondamente sofferto. Quindi non c'è mai stato negli Stati Uniti un obbligo di coerenza stilistica, questo è un fenomeno europeo, non si temono influssi o mescolanze di elementi diatonici, tonali, jazzistici, più di recente provenienti dal rock o anche dal pop. Si tratta del ben noto e conosciuto melting pot, cioè del mescolare insieme le cose, condotto in una maniera spesso candida, spesso non problematica, ed è la cifra prima, se vogliamo, del recente comporre americano. C'è una parola chiave, anche questa piuttosto nota, ma che andrebbe articolata perché ha molteplici possibilità di essere interpretata, che è la parola o il genere o l'atteggiamento compositivo del minimalismo. Che ha a che vedere con un'altra parola fondamentale che è la parola ripetitività, cioè la scoperta della ripetizione, della reiterazione continua, prolungata, ostinata, eccetera, eccetera, ridondata di elementi musicali. Questa ripetitività, cioè il minimalismo, si contrappone nettamente all'atteggiamento coetaneo. Circa coetaneo delle avanguardie europee, per le quali la ripetizione era letteralmente un tabù, perché ripetere voleva dire considerare qualcosa come tematico, e questo era il diabolus da evitare in tutti i modi. La musica ripetitiva gioca esattamente sulla ostinata ripetizione. Attenzione, la ripetitività americana del minimalismo, non è la ripetitività graffiante, complessa, che è presente nella musica di Stravinsky o di Béla Bartók.
e parlando di Bartok, che confluisce poi nella musica di Ligeti. E la ripetizione americana è di tipo, come dire, meccanico, ipnotizzante, anche spersonalizzata, forse metafora di un tipo di mondo spersonalizzante anche, e insieme spersonalizzata ma anche estatica, se vogliamo. Ci sono tra l'altro due facce da subito nel minimalismo americano, due vie che divergono abbastanza nettamente, al di là dell'apparenza, che sono il minimalismo complesso di Steve Reich, a mio parere unico vero grande compositore minimalista, le cui macchine perfette di trasformazione continua, dovrei dire escheriana, se si vede una trasformazione grafica di Escher, si ha il corrispettivo grafico esatto della musica di Reich, per cui si parte da uno stato sonoro e dopo 5 minuti ci si ritrova in uno stato sonoro del tutto differente e non ci si è accorti della di come ha fatto a trasformare una cosa nell'altra. Una magia, a mio parere, molto complessa e giocata estremamente bene. Questa è la facciata complessa del minimalismo, ovviamente pezzi come Drumming, in cui sono 45 minuti di quattro percussionisti, ed è come se la superficie sonora per 45 minuti continuasse a trasformarsi, ipnotizzandoci, ottenendo di solito due reazioni di ascolto: o uno lo detesta fortemente perché non ne può più, o uno si lascia andare all'ascolto di questa cosa che cambia sempre lentamente e ottiene quello che Reich vuole, cioè la sospensione del tempo. L'altra facciata, quella che personalmente certo non amo molto, è quella di Philip Glass, che semplifica e gioca con molta astuzia su questo tipo di ripetitività, sconfinando sicuramente nel rapporto con il pop, ma a quel punto personalmente preferisco il pop, diventando un genere di consumo fondamentalmente, una specie di star internazionale. In ogni caso, in questo caso, non parliamo di quella generazione minimalista, sia Reich sia Glass nati negli anni 30, ma parliamo di un compositore della generazione successiva, e cioè di David Lang, nato nel 1957. E di formazione interamente statunitense, salvo un contatto didattico con Hans Werner Henze, compositore tedesco che ha sempre agito in Europa. La musica di Lang guarda ovviamente al minimalismo, ma visto che è generazione dopo, le sue trasversalità più che al jazz, o più che sono molto lontane dal minimalismo, dalle attitudini di Steve Reich, ad esempio, guardano sicuramente più al rapporto con il rock e con il pop, in certi sensi, cioè fa più parte nettamente, giustamente, del XXI secolo. Lang, tra l'altro, la musica di Lang è stata utilizzata nel cinema, in un caso non scrivendo apposta per il cinema, e parlo della Grande bellezza di Sorrentino, era un pezzo di David Lang utilizzato, non l'ha scritta apposta. Viceversa, ha fatto le musiche per un film, Youth, che ha preso il Davide Donatello nel 2016. Arriviamo al brano che viene presentato. Il brano che viene presentato è un brano di notevole impegno, dire concettuale sarebbe molto brutto, con un'intenzione, una fortissima intenzione espressiva. Il titolo, The Little Match Girl Passion, quasi non ci fa ricordare che Little Match Girl, cioè significa, in traduzione italiana, è la piccola fiammiferaia, e Little Match Girl non ce lo ricorda, ma la piccola fiammiferaia la conosciamo tutti. Ma attenzione, è una passione, è la passione della piccola fiammiferaia, non è la piccola fiammiferaia. Ed è un brano del 2007 che tra l'altro ha avuto molto successo, ha vinto il premio Pulitzer nel 2008 ed è stato eseguito la prima volta alla Carnegie Hall, questo per dire che parliamo di un compositore di forte successo negli Stati Uniti. Qual è l'idea alla base? L'idea alla base è sicuramente geniale e potente, non solo geniale, non è solo intelligente. Sappiamo tutti, la piccola fiammiferaia è una fiaba, ma sappiamo tutti che spesso le fiabe sono terribili, sono crudeli. In questo caso la fiaba sconfina totalmente nella denuncia sociale. Chi è la piccola fiammiferaia? È una bimba che all'angolo della strada, in una fredda città del nord in inverno, cerca di vendere fiammiferi a passanti che nella migliore delle ipotesi sono distratti, ma che in generale la disprezzano. E lei ha due nemici, la gente che non le compra fiammiferi e il padre a casa che, se lei tornasse senza soldi, la maltratterebbe sicuramente.
La piccola fiammifraia incomincia ad accendere fiammiferi per scaldarsi probabilmente, ma poco a poco questi la luce dei fiammiferi, nella luce dei fiammiferi vede delle cose, è evidente, sta per assiderarsi. Via via le visioni diventano più evidenti fino a quando l'ultima visione è quella della nonna che la chiama a sé, è evidente, la piccola sta morendo e muore nella strada e, se volete, la trasfigurazione è che certo va in cielo della nonna. La denuncia sociale di Andersen è che il mattino dopo, quando viene trovata, tutti la compiangono, ma a compiangerla sono le stesse persone che il giorno prima non hanno neanche dato uno sguardo, non un sorriso, e che anzi erano infastiditi della sua presenza. Lang legge nella storia della piccola fiammiferaia un corrispettivo esatto della passione di Cristo. Come non vederlo, d'altra parte, entrambi, se vogliamo, con un finale trascendente, se volete, perché anche la piccola fiammiferaia va in cielo. Certo, la parabola nel mondo è la stessa e conduce alla morte, a una morte crudele, a una morte di disprezzo intorno. Per una cosa molto personale, ma io sono sempre rimasto molto colpito nella passione di Cristo del fatto che una settimana prima viene portato in trionfo e 4 giorni dopo la stessa gente ne chiede la morte. Questo è quello che succede al mondo. La scelta di Lang è di costruirsi un libretto, quindi è evidente che ha una profonda tensione verso questa storia, verso il cuore espressivo di questa storia, e prende per costruire il libretto, ovviamente Andersen, in traduzione inglese, ma anche prende testi da Picander. Chi è Picander? Il librettista di Bach, il librettista della Passione secondo San Matteo, e direttamente dal Vangelo secondo San Matteo. Quindi trasfigura, trasforma, intende trasformare la storia della piccola fiammiferaia in una vicenda sacra. Questo è un sacro che va al di là del confine sacro strettamente inteso, perché la storia non è evangelica, non è biblica, ma ha un evidente riferimento, e per accentuare questo riferimento Lang costruisce una struttura formale globale divisa in numeri e che alterna momenti, diciamo, a corale, a commenti, insomma è esattamente la struttura testuale di una passione da Chiana, per intenderci, momenti in cui procede il testo, in cui si racconta la storia, momenti in cui si commenta la storia, esattamente come succede in una passione. Quindi ne otteniamo una struttura formale ampia di una quarantina di minuti, divisa in 15 numeri, e che è dotata, che è appoggiata su una fortissima presa emotiva dell'idea e del testo per come è stato costruito da David Lang. Qui arriviamo alla cosa dopo, cioè la domanda è: e la musica? Chi vi parla fatica a nascondere il suo disaccordo, diciamo, con il compositore. Cioè, che cosa succede? La scelta compositiva di David Lang, e non poteva essere altrimenti perché questa è la sua musica, è la scelta di prendere brandelli, frammenti, più che diatonici dovrei dire tonali, però sono frammenti estrapolati dalla tonalità, brevi cellule melodiche, piccole verticalità, non collegate per forza tonalmente, perché non sono collegate, sono ripetute. Ci sono lunghi momenti che stanno nell'area di Mi minore, lunghi momenti che stanno nell'area di Fa minore, mediante piccole sequenze melodiche ripetute ossessivamente. Non si può nascondere il fatto che esattamente che Lang cerca di enfatizzare la dimensione drammatica del testo esattamente mediante la ripetitività di queste cellule, che diventano veramente ossessive. Dall'altra parte, con un commento molto personale, se volete, è evidente che Lang affida al materiale stesso, al materiale diatonico, espedienti antichi, vecchi di 400 anni, e cioè l'appoggiatura, la nota che appoggia quell'altra e che ha una presa patetica, come sapeva molto bene Ennio Morricone nella sua musica del film, che ovviamente determinano una forte presa emotiva sull'ascoltatore. Leggevo la critica di un importante critico americano dopo la prima esecuzione, che dice: non ho mai avuto un'emozione così forte a una prima esecuzione. Francamente mi è sempre sembrato un commento molto americano, perché il critico in questione non si chiede se quella presa emotiva provenga dal materiale tonal diatonico, modal tonal diatonico, diciamo, o
dal comporre di Lang. In questo caso molto finisce nel materiale stesso e nella ripetitività usata per appesantire, forse non è il termine giusto, per dare più peso in senso positivo, per forzare la mano sulla drammaticità intensa, sulla forza estrema della vicenda che viene raccontata. Quindi il cuore di quest'opera è mettere in scena, pesare sulla forza estrema della storia di Andersen, della piccola femmiferaia, e nel suo corrispettivo e nella sua metafora rispetto alla passione di Cristo, mediante materiali antichi ripetuti infinitamente e insistiti sul pubblico. C'è un elemento in più da dire, di grande intelligenza: le voci del coro, cioè chi canta, ciascuna voce ha in mano delle percussioni tintinanti, cioè risonanti, che diventano una specie di fil rouge dell'intera opera, determinando una specie di fondale sonoro risonante che aumenta la dimensione sacra del brano, in quanto il tintinnio, la campana articolata nelle sue dimensioni, dalla campanella fino alla campana, diventa una specie di incedere rituale che circonda, diventa il background dell'intero brano, e questa è sicuramente una scelta drammaturgica di grande forza. Quindi a voi, ascoltatori, accostare compito importante di accostarsi a un brano pienamente contemporaneo dei nostri anni, scritto 14 anni fa, con questo incontro-scontro tra materiali antichi, ripetitività, gioco a mio parere forse un po' furbo, ma presa intensa di un tema e di una tematicità e di un argomento estremamente potente. Buon ascolto.